Come aprire i tuoi mix e rendere un mix aperto? Oggi è quello che andremo a vedere. Ciao, benvenuto, io sono Orlando Brusco e sono ingegnere del suono e quello che faccio ogni singolo giorno è aiutare gli artisti ad andare sul mercato musicale con un suono da pro, oppure aiuto gli aspiranti ingegnere del suono, chi vuole migliorare i propri skills di mix e master, a farlo con i miei percorsi privati che puoi trovare in descrizione. Ma l'argomento di oggi è: come faccio ad aprire il mio mix? Se ora mi arriva un mix chiuso in studio, come faccio ad aprirlo? Bene, andiamo a vedere tre semplici strategie che puoi utilizzare per andare ad aprire il tuo mix. Ti faccio vedere una catena, molto semplice, e ti spiego un po' tutto il da farsi. Prima cosa di tutto, come sempre, prima cosa in assoluto da fare è ascoltare il materiale. Ascoltiamo un po'. Ok, sprechi tempo, mi regolo in base a quanto ci spendo. È per questo che con te non spendo tempo, le buone maniere se non mi offendo. Saltano tutti se salgo sul palco, loro già lo sanno come l'Armageddon. Solo senza Willis, Batman come Bruce, la tua bitch mi dà il groove sopra il bus mentre fermo. Conosco ste strade perché... Ok, quindi dobbiamo aprire questo mix che è molto affollato. La prima cosa che ci salta agli occhi, che mi salta agli occhi, se io dovessi masterizzare questo brano, è che, come vedi, è un mix super compresso. È veramente super compresso, cioè non c'è nessun tipo di dinamica ed è anche molto saturato. Quindi questo che indizio ci dà? Ci dà un indizio, cioè che è saturato al punto quasi di distorcere. Che indizio mi dà questo? Mi dà l'indizio che delle tecniche che si usano per andare ad aprire il mix, quale può essere la saturazione delle altissime, la saturazione delle alte per dare questo senso di apertura, però pur mantenendo la stessa dinamica, qui non le posso usare e non le voglio usare perché andrei a sovradistorcere, sovrasaturare il mix. Ok? Quindi che cosa faccio? Prima cosa in assoluto, quando tu vuoi andare a dare apertura al mix, devi ragionare al contrario. Cioè, do apertura togliendo ciò che non serve, è ciò che mi appesantisce, ciò che mi ingolfa il mix. Ok? Quindi... Come l'ho fatto io, prendo un equalizzatore, quale può essere il Pro Q2, modalità mid-side, e vado ad ascoltare nel side se effettivamente nel side ci sono problemi di questo genere. Beh, passiamo le curve un secondo, così poi man mano le spieghiamo. Ok, quindi ora ascoltiamo solo il side. Senti, questa parte qua del side è una parte che mi va ad ingolfare un po' il mix. C'è un side troppo basso medioso che mi crea un po' di problemi. Ok, cosa faccio? Curva di equalizzazione. Vado leggermente a scavare. Molto meglio, senti come è molto più equilibrato il side. E ho tolto quella parte di fango. Qua devi stare molto attento quando vai a trattare il side. Perché? Perché nel side c'è tutto ciò che riguarda il rapporto tra voce, per esempio, prendiamo voce e riverberi, quindi coda dei riverberi, delay, tutto quello che riguarda la profondità del mix. Per cui se tu vai a distruggere questo rapporto tra voce principale, delay, profondità, effetti, eccetera, perdi la tridimensionalità del mix. Infatti in questo caso l'intervento che ho fatto è stato quello di correzione, cioè andare leggermente a schiarirlo, stop. Quindi stai molto attento. Stessa cosa qua, cosa ho fatto? Ho leggermente aperto, vedi, 2 dB. Leggermente aperto e allungato la coda dei riverberi. Molto semplice, senza fare troppe cose. Ritorniamo in mid, al centro, in stereo. Del groove sopra il bus mentre fermo, conosco se AB. Strade perché ci credevo da quando so che cosa voglio davvero. E quindi significa dal giorno zero. Esprimiti, semplifica, ma sei serio? Dal sud, ma non è poi sin da UD.
Ok, vedi, il mix si è leggermente schiarito perché ha preso più, come dire, più chiarezza semplicemente andando a scavare e dando un po' di alte. Questo è proprio un modus operandi che devi prendere. Cioè, do chiarezza togliendo ciò che mi fa ombra. Ok? Bene. Ora, prossimo step è questo. Ma cos'è questo mega equalizzatore? Questa è l'Eliza di Plugin Alliance. È veramente un super tool per il mastering perché è un equalizzatore dinamico. Però lo fa veramente bene. L'emulazione di una macchina da $15,000, quindi funziona veramente bene. E qui come fai a ripristinare questo suono? Se non hai questo plugin non puoi farlo, però ti consiglio veramente di fare un investimento perché ti darà grande soddisfazione. Tranquillo, mica non... Allora, sostanzialmente questo è un equalizzatore, con vedi ti dà anche la possibilità di essere un equalizzatore parametrico. Qui sono le modalità, mid-side, e io l'ho messo in mid-side, e se tu premi auto-listening qua, ti isola la frequenza e ti fa capire quello che stai facendo. Quindi andiamo a vedere che cosa fa. Non ci dormo, ok, sprechi tempo, mi regolo in base a quanto ci spendo, è per questo che con te non spendo tempo, le buone maniere se non mi offendo. Dattano... Vedi, intorno ai, quando siamo qua, 15k. Sono tutti se salgo sul palco, loro già lo sanno come l'Armageddon, solo senza Willis Batman come... Oh, però qual è questa cosa di questo equalizzatore? Che è molto dolce, ha una curva molto dolce, poco aggressiva. E cosa ho fatto? Ho dato più 4 qui sui 15k. Come Bruce, la tua bitch mi dà il groove sopra il blues mentre fermo. Conosco ste strade perché ci credevo da quando so che cosa voglio davvero. E quindi significa dal giorno... Esageriamo per capire. Zero, esprimiti, semplifica, ma sei serio? Dal sud, ma non è poi sin da Udis, abis, vado a cruise. Ok, mid side, quindi questo è il mid e questo qui è il side. Plus del sur con la crew, chiudo quest'anno in surplus. Se mi chiedi chi ce ne ha di più, ok. E poi cosa ho fatto più? Per far uscire leggermente la voce in avanti, quindi dare ancora più chiarezza, ho... Ok, fake teatrini. Ti vedi intorno ai 2k e mezzo. 1 dB. Altro che fake teatrini, brindo da solo a me i miei casi. E poi ho dato 2 dB anche sul side, sui 15k. Però questo 1 dB. Casini, sta roba è top, faccio due tiri, scatto una foto, sorridi. Non dirmi che non ti fidi, non si direbbe che vivi. Cioè, se, ascolta come ti porta proprio la voce avanti. È veramente un super equalizzatore. Comunque, qual è l'idea di base, tralasciando l'equalizzatore, che poi puoi anche farlo in altri modi, però l'idea di base qual è? È andare ad aprire il top end sui 15k, però devi aprirlo in maniera musicale, non devi andare a fare quelle cose drastiche che poi il mix suona duro, suona harsh, ok? E portare, spostare leggermente avanti la voce. Quando tu vuoi spostare leggermente avanti la voce nel mastering, lavora nel mid, non fare mid side o stereo. Perché se tu fai stereo vai ad alzare anche il side e non va bene. Quindi usa una matrice mid-side, sposta avanti la voce leggermente nel mid. Ovviamente non esagerando, perché non è che devi completamente reinventarti il mix o fare robe del genere. Quindi stai focalizzato qua. Vedo soltanto fake teatrini. Ok, AB. A me i miei casini. Sta roba è top. Faccio due tiri. Scatto una foto, sorridi. Non dirmi che non ti fidi. Non si direbbe che vivi. Yes. Vedo soltanto. Ok, mix molto. Suona molto più aperto. Suona molto più chiaro. Ricapitolando, cosa devi fare? Vai a togliere ciò che non ti serve, specialmente nel side, perché là potrebbero succedere che si impastano riverberi, roba del genere, e poi con un equalizzatore molto dolce apri la parte alta e, se è il caso, sposta anche la voce in avanti, nella zona medio-alta, dove suona la voce. Puoi farlo con questo equalizzatore, il Tomo di Eliza. Se non ce l'hai, puoi farlo anche
insomma, con altri plugin. Bene. Chiaramente, se sei interessato ad approfondire questi argomenti, in descrizione trovi link per accedere ai miei percorsi privati, dove lì andremo nel dettaglio di tutto ciò che è il mix, tutto ciò che è il master, e quindi ci saranno anche altre tecniche. O se sei un artista o un produttore e cerchi un ingegnere del suono, uno studio che vada a finalizzare i tuoi prodotti, in descrizione trovi link per prenotare una telefonata direttamente con me, in cui ci andremo a conoscere, oppure puoi scrivermi sull'email senza nessun tipo di problema. Da Orlando e dal Minerva Studio è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao! Chiuso nel Minerva Studio, cucino sto mix, cucino sto beat, c'è lo beat of Frode Mood, ti caccia la hit, ti caccia la hit.